Cosa riserva il pacco matto a Giorgio Porta da Savignano sul Rubicone? Cambio obbligato. Va bene. Ad affari tuoi il cambio arriva sempre. La differenza è che tu sei obbligato a cambiare. Al momento del cambio l'avresti cambiato questo qui, 19 tu, o no? Probabilmente no. Non avresti cambiato il pacco 19. Ora sei obbligato a farlo. A sto punto, ragionando, io mi prendo il 10 in Veneto. Quindi vuoi il pacco numero 10 del Veneto. Pacco numero 16, apri. X. La X la apro, la Y resta in gioco. Apriamo la X. La X si apre. Quella è la X. Sì, grazie. Sai, meglio un'accortezza in più, anche perché qui, sbagliando il timbro, si possono perdere molti soldi. E tu lasci solo 4.000 euro, va bene? Date buonasera a me, a te, e il benvenuto a una delle offerte più alte, vedendo anche questo tabellone di questa annata di affari tuoi. 45.000 euro. Ringrazio il dottore, rifiuta, vado avanti. Chiamala come vuoi, sono venuto qua per dare una svolta alla mia vita. Bene. Per aiutare un po' di gente. Per garantire un futuro a mio figlio. E ne ho di robe da fare. Per cui 500.000 euro mi servono. Perché parlare di soldi così tutte le sere, ogni tanto, quando mi fermo con la testa, un po' d'effetto me lo fa. 49.000 euro. Allora, tre pacchi, vero? Tre pacchi. Io sono qua per giocare un filo di razionalità. Adesso non posso fermarmi. Quindi rifiuto l'offerta, ringrazio il dottore e vado avanti. Certo, addio sogni di gloria quando ancora ci sono 250.000 euro. Non vorrei che il dottore voglia lavorare di psicologia. È un momento difficile, lo sappiamo, ma insieme ce l'abbiamo sempre fatta e ce la faremo anche a superare questa. Ti aspettiamo, divertiti, fai il bravo e noi siamo sempre qua. 1 e 4, capito papà? Su, questi sono i numeri, gioca così fa. Fai ciao papi. Tolte 500.000, questo pacco assume una grande importanza. Nicolò, aspetta. Porta. Presente. Vai. Qua. Dove vuoi? Dove voglio. Passo qua. Come preferisci. Scende, ma scende, se scende, scende anche di tanto. C'è un ma però, è presente quando parlavi di dare una svolta alla tua vita? Magari tutta la vita. Netto di stipendio tutto insieme, comprensivo anche di tredicesima, cioè, li vuoi 20.000 euro? Sempre per tre pacchi. Sempre per tre pacchi. No. Ringrazio.
Ringrazio l'offerta, ringrazio il dottore, rifiuto e vado avanti. Il 6, Lubria, Laura. Perché il 6? Anni di nascita. E la chiami ora? Sì. 100 euro, bene! Ottimo! Guarda che capellone! E per quel pacco, per un solo pacco. E anzi, per non tirarlo mai, e per finire qua la tua esperienza da fare i tuoi. Certo, 20.000 euro perché avevo beccato i 500.000 euro nel Molise. Poi è ritornato su a 40.000 euro. Io. Se becco i 250 ho solo la Y. Esatto. La partita è bella. Siamo a casa dei suoceri. È un'esperienza bella, forte, ci stiamo dando una mano a vicenda tutte e due. E i 40.000 euro sono 2 anni di lavoro, anche 3, ma anche 4, dai. Io chiedo scusa a chi vuole vedere la partita, andare avanti, ma ringrazio e accetto l'offerta. Sorellina dopo per capire, no? Certo. Dai, dimmi che ci sono i 250.000 là, Alessio, apri. 10.000. Alessia, ce l'aveva lui 250.000 stasera? Apri. No, c'aveva il tamburello. Allora ci siamo. Che avresti chiamato? 15-11? 15. L'11 te lo tenevi? Togli le spalle. Prego, prego. Daniela. Sono là i 250.000. Apri. Sì! 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 Ci stava nei 250.000. Però aspetta. Che da troppo tempo dico che qua ci stanno i 200. Ma guarda, se per giovine di 40.000 che fatica bisogna fare, che ad affari tuoi, per giovine di 40.000. Ha vinto 40.000 euro, ma prima di giovine abbiamo bisogno di ancora un minuto. Paolo, apri questo qua. Apri. Apri il tuo. Noi stiamo per giovine perché ha vinto 40.000 euro. Ma lui, dall'inizio della puntata, mi dice che qua ce ne sono 200.000. E io... Quando ci si ama, si superano tante cose. Ci sono dei momenti storici, corsi e ricorsi. E sono tanti i ragazzi come lui che, se vogliono vivere una vita di coppia, devono dire grazie ai genitori che hanno ancora una casa e possono stare insieme. La cosa più strana che sta accadendo in questi ultimi anni è che spesso i genitori hanno anche bisogno dei figli in casa, perché magari due famiglie riescono a dividere i costi delle bollette. Lui stasera però, accettando quei 40.000 euro, cari suoceri, era visto, no? Non ha sbagliato niente! Niente ha sbagliato! Così, ma grazie a te!